Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech nacque l'11 maggio del 1904 nel piccolo villaggio di Figueres in Spagna. Nel 1921 si iscrive all'Accademia di Belle Arti San Fernando di Madrid. Insieme a Breton, Picasso, Ernest e Rey fondano il primo gruppo surrealista. Nel 1926 viene espulso dall'Accademia di Belle Arti perché sosteneva che nessuno fosse all'altezza di poterlo esaminare. Nel 1928, insieme a Luis Montaigne e Guèche, pubblicarono il rivoluzionario Manifesto Giallo. Nel 1936 appare sulla copertina della rivista Times, che lo lancia a livello internazionale. Nel 1938 incontra Freud a Londra, da cui ne fu molto affascinato. Nello stesso anno collabora con Coco Chanel su diversi disegni per balletto destinati ai Ballets di Monte Carlo. Nel 1940 a New York, insieme a Walt Disney, disegna il corto chiamato Destino, che vedrà la luce solo nel 2003. Nel 1945, l'esplosione della bomba atomica a Hiroshima ispira Dalí al suo periodo nucleare o atomico. In quell'anno lavora con Hitchcock alla sequenza del sogno di Spellbound. Nel 1952, in occasione dell'anniversario di Dante, su incarico della Repubblica Italiana, realizza in 6 anni 102 acquerelli ispirati alla Divina Commedia. Nel 1969 Dalí annuncia la realizzazione del museo Dalí a Figueres ed inizia a lavorare su numerosi manifesti commerciali, tra cui il famoso Chupa Chup. Il 23 gennaio del 1989 Dalí muore nella casa di Figueres, all'età di 85 anni. Il suo stile è ricco di simboli tratti dalla vita quotidiana. Attraverso la sua arte elaborava le paure, la sessualità e i suoi oggetti preferiti, che sono poi diventati emblemi del suo pensiero surrealista. L'uovo, data la dualità dell'esterno duro e dell'interno molle, lo collega alle immagini prenatali e all'universo intrauterino, simboleggiando pertanto la speranza e l'amore. La stampella gli dà sicurezza. Simboleggia qualcosa o qualcuno di debole e incapace di reggersi da solo. Essa quindi offre sostegno, forza e stabilità. L'orologio molle è una delle immagini più famose. Questo simbolo tentava di comunicare la percezione umana del tempo, che cambia a seconda dell'umore. L'elefante è ispirato a quello del Bernini. Tutti sono raffigurati con zampe lunghe e sottili che accentuano il contrasto tra la robustezza e la fragilità. È l'idea dell'assenza di peso. I cassetti hanno origine dall'influenza di Freud e della psicanalisi. Rappresentano i segreti nascosti, i ricordi e il subconscio. Esprimono la nostra naturale tendenza a esplorare quanto vi è di chiuso e misterioso.